Ciao, sono Giovanni Villani di Letture Metropolitane. Il video che hai scelto sta per iniziare, ma prima ti invito a iscriverti a questo canale, attivare, se vuoi, la campanella, ma soprattutto a farci sapere nei commenti quale talk vuoi vedere prossimamente, in modo da poterlo montare e pubblicare nel più breve tempo possibile. Puoi scegliere tra i 18 incontri di questa 10ª edizione. Inoltre, trovi già moltissimi panel e Lectio Magistralis delle passate edizioni. Ti auguro una buona visione. Ciao! Grazie. Buongiorno a tutti, come state? Che meraviglia, che meraviglia. Tipo Madonna sul palco, capito? How are you? Ciao Valeria. Ciao Mauro. Allora, Valeria, l'altro anno io e te abbiamo condotto 1000 talk insieme. Quest'anno oggi... o separati... Lo o so, così. È una vita difficile la nostra. La nostra coppia si riunisce. Non riusciamo quindi... a coesistere io e te. È vero, molti hanno pensato che fossimo la stessa persona, non trovandoci nella stessa stanza. Finalmente ora ci vedono nella stessa stanza contemporaneamente. Esatto, per cui ragazzi vi chiedo un applauso a Valeria. Valeria Gobbato. Sì. Grazie per essere qui con noi e grazie a voi per essere qui con noi, perché state per assistere a un talk che non solo vi porterà a parlare con tutto il cast artistico del film Il Segreto di Liberato, abbiamo qui tutti e quattro i registi, nonché molte persone che hanno lavorato al film qui presente e che annunceremo nel corso del talk. Però la prima cosa che vogliamo fare, sapendo che vi stiamo per portare anche un po' dietro le quinte di questo film, quindi io vi avviso, durante questo talk saranno mostrati dei materiali assolutamente inediti della lavorazione del film. Spoiler. Iniziamo. Ho già spoilerato la fine. Spoiler. No, ma perché non sarà alla fine. Le vedrete molto presto, però volevamo, magari qua in mezzo ci sono due persone che non sanno di cosa stiamo parlando, volevamo fomentarvi già dall'inizio mostrandovi quello che è il trailer di questo film. Allora, questo film, Il Segreto di Liberato, che è uscito che giorno? T'è scordato? Esattamente. È uscito il 9 maggio nelle sale cinematografiche, è un film che è stato prodotto da Lida Bronzetti e Fabrizio Canatù per Red Carpet, che sono in sala e ringraziamo, grazie mille, distribuito da B-Water e noi qui abbiamo l'onore di avere i registi, quindi chiamo su questo palco Francesco Lettieri e Giorgio Testi. E per la parte animata Lorenzo Ceccotti e Giuseppe Squillaci. Accomodatevi, grazie. Ciao. grazie per essere qui con noi e complimenti per il lavoro che avete fatto. Oltretutto state girando parecchio per questo film. Come va questo tour? Ma è andato, diciamo, questa è la prima data ormai da una settimana che ci eravamo fermati. È andato molto bene. Il film in generale credo che sia andato sopra ogni aspettativa, perlomeno per quanto mi riguarda non mi sarei mai aspettato questo successo, però è stata una bella bolla che spero continui. Sì, perché il film che doveva uscire come evento di una settimana in sala, appunto ricollegandosi a tutto il percorso di Liberato, delle pubblicazioni il 9 maggio, questa data totemica, così, in realtà poi è stato protratto, visto il successo, la risposta del pubblico, per altre settimane. E quindi da che voi dovevate essere, vi eravate tenuti liberi quella settimana lì per fare cose, invece i vostri programmi sono saltati. Sì, sì, noi diciamo c'era l'idea comunque che il 9 maggio sarebbe andato molto bene, perché comunque il pubblico di Liberato, i fan, comunque sapevamo che sarebbero andati a vedere il film. Però poi a quanto pare il film è piaciuto anche agli altri e quindi ci siamo ritrovati praticamente a battagliare con Il Pianeta delle Scimmie, che era uscito lo stesso giorno. Abbiamo distrutto Garfield, diciamo. Quindi ci siamo ritrovati in una situazione particolare, perché i film italiani che sono usciti in questi mesi non è che siano andati benissimo e il nostro è stato un po' un caso, per cui insomma non ci aspettavamo. Oddio, io sono sempre molto fiducioso quando facciamo le cose con Liberato, però è andata veramente oltre le nostre aspettative. Senti Francesco,
continuo a parlare con te nel film, insomma, per quei due qui presenti che non l'hanno visto, racconti, fate vedere in modo molto molto divertente come nasce il progetto Liberato e quel modo peculiare che ha Liberato di coinvolgere i suoi collaboratori, no? Come nel tuo caso, ci puoi raccontare e poi raccontare al pubblico come nasce molto velocemente questo progetto, ma soprattutto come dopo tutto un percorso di singoli, videoclip musicali, addirittura videoclip che insieme compongono una stessa opera, con 5 videoclip insieme, i mega live, quelli un pochino più raccolti e quelli come la Tre Giorni di Piazza Plebiscito, sconvolgenti. Come si arriva al film? Sai, si dice che il cinema sia quell'arte che le comprende tutte, perché c'ha la musica, la rappresentazione visiva, la recitazione, così. Un film come questo qua è il massimo esempio, perché veramente contiene, fa convogliare al suo interno tutte le forme d'arte. Come si arriva da quell'alfa a questo nuovo esplosiva versione? Beh, in realtà, come dicevo prima, l'ottimismo e la positività che c'è sempre stata dall'inizio, cioè io ho approcciato a questo progetto ascoltando la prima canzone 9 maggio e già da lì capendo l'enorme potenziale, comprendendo, e io già immaginavo, insomma, che tutto quello che è successo in qualche modo sarebbe potuto essere possibile. Ho fatto di tutto per renderlo possibile, e fin dall'inizio abbiamo fatto un video con pochissimo budget, quello appunto di 9 maggio, che subito venne notato. Il secondo video, Tutto escluso da me, già aveva un budget più importante. Il terzo già c'aveva, era un budget grosso per essere un video italiano, che aveva, beh, per me era un record doppiato, perché tipo c'avevamo già 20-25 mila euro di budget, perché dentro c'era uno sponsor che ci aveva dato. E il primo concerto è stato un concerto gigante da 20.000 persone, Rotonda Diaz, gratuito, quindi è stato tutto facile, e noi ci siamo sempre ritrovati ogni volta a cercare di fare qualcosa di più grosso, cioè per sorprendere sempre di più, quindi abbiamo fatto i video di Capri, che erano 5 video, poi abbiamo fatto il video di Partenope, che è un video ambientato nel 700, che insomma Palazzo Reale. E però è sempre andato tutto bene, quindi abbiamo, a un certo punto abbiamo detto, vabbè, mo che dobbiamo fare? Facciamo un film. E quindi abbiamo fatto il film, però insomma è venuto tutto molto naturale, e non c'è stato mai il momento in cui ci siamo detti, ah, mo dobbiamo fare una cosa che non riusciremo a fare. C'è sempre stato grande ottimismo, e questo credo che dipenda proprio dall'essenza di Liberato, cioè dall'essenza del progetto, ma anche proprio dalla sua persona, dal suo modo di fare, di coinvolgere tutti gli altri, che insomma anche noi che siamo qui, insomma, siamo stati travolti dalla sua musica e dal suo entusiasmo. Senti, all'interno del tuo percorso artistico, insomma, tu sei, diciamo, il regista dei videoclip più importanti che abbiamo in Italia, perché sei riuscito a imporre una tua estetica molto riconoscibile, nel senso, tu riesci a essere al servizio chiaramente dell'artista, come deve essere un videoclip, al servizio del percorso musicale dell'artista, ma allo stesso tempo i tuoi videoclip si riconoscono immediatamente per impostazione, messaggio, fotografia, cioè, anzi, a proposito, facciamo un applauso a Gianluca Palma, maestro, direttore della fotografia, oltretutto del film anche, quindi insomma un elemento fondamentale per dare proprio quel sapore all'immagine di tutto il progetto Liberato. E hai lavorato a due film, insomma, che hanno avuto un deciso riscontro tra l'Ultra, che era, insomma, uscito il tuo film d'esordio, il tuo lungometraggio d'esordio, diciamo, e Lovely Boy, presentato a Venezia. Questo terzo film, che è un oggetto inqualificabile dal punto di vista della classificazione, perché è oggetto di finzione ma documentario, prodotto in live action ma con mistione tra animazione e riprese live di concerti. Come lo inserisci all'interno del tuo percorso artistico? Perché è fortemente Francesco Lettieri questo terzo film. No, intanto ti ringrazio per i complimenti. Penso che
Io ho approcciato ai video, ma in realtà volevo fare i film, quindi l'idea è stata fin dall'inizio quella di fare delle cose, diciamo, mie dal punto di vista autoriale, quindi ho cercato di portare la mia estetica, che poi era anche l'estetica che abbiamo formato praticamente insieme a Gianluca, ma poi le mie storie, i miei personaggi, e mettere al centro quello, no? Per, che poi è una cosa che è andata bene anche ai, poi ai musicisti, insomma, perché i video non erano semplicemente dei playback, ma c'era dentro una storia, un'emozione, un personaggio che ti dava un motivo in più per vedere il video, non solo quello di un cantante che canta la canzone, che per quanto bella poi rimane, diciamo, un mero oggetto promozionale. E lo stesso è stato per questo film, cioè non doveva essere l'elogio di Liberato oppure il live, il film per i fan, ma doveva essere un'opera in qualche modo autoriale, e abbiamo cercato di, fin dall'inizio, di fare qualcosa di originale, di diverso, di creare, cioè non, di non partire da un format prestabilito, ma diciamo di costruirlo noi piano piano. Poi questa è una cosa che è venuta col montaggio e poi con il lavoro che c'è stato dell'animazione, in cui insomma sono entrate anche tante teste e tante regie, e quindi poi alla fine penso sia un'opera per me, appunto, che io considero autoriale, perché ci abbiamo messo il nostro punto di vista, ci abbiamo messo la nostra sensibilità, e questo appunto va oltre poi i formati e il, diciamo, un po' quello che è il classico documentario che magari oggi si vede in giro. Giorgio Testi è, secondo chi parla in questo momento, il Martin Scorsese dei live, delle riprese live, della concezione dei live. Quindi, nel senso che, cioè, stiamo parlando di un approccio al live che da un lato mi viene a dire non ha precedenti, nel senso che Giorgio ha lavorato con band minori del calibro dei Blur, dei Rolling Stones, dei Gorillaz, e ovviamente dentro tutto il progetto Liberato, che, come sapete, ha una sua grande importanza nella versione live. Ora, io ho avuto anche l'onore di esserci a uno di questi concerti, perché voi dovete sapere che quando esce il primo singolo di Liberato nel 2017, io ho un bambino di 6 anni in quel periodo, e per te mio figlio ha imparato prima a parlare napoletano che il romano grazie a Liberato, perché cantava tutte le canzoni. E sapete, come quando noi ne parlavamo molto tutto ieri con Lorenzo, vi ricordate da piccoli quando guardate tanto i cartoni animati giapponesi e cominciate a cantare le canzoni dei cartoni di giapponesi perfettamente, con un'inflessione giapponese perfetta, senza sapere nulla del significato? Ecco, mio figlio cantava tutte le canzoni di Liberato, come è nato proprio ai quartieri spagnoli, perfettamente, e non parlava ancora bene italiano. E l'ho portato al concerto a Roma e ce l'avevo sulle spalle. E il giorno dopo era un influencer, nel senso che un bambino di 7 anni all'epoca, o 8, che cantava tutte le canzoni napoletane, ma evidentemente è romano, e le cantava tutte in napoletano, credo sia finito nei video di tutti quelli che avevo intorno, e quel giorno erano svariate migliaia. E lì quello che mi chiedevo prima del concerto era: e mo come la risolvo non sta roba dell'anonimato? Cioè, ora deve uscire questo tizio e farsi vedere, e qui tutti a dire: ah, eccolo chi è, no? E invece voi avete studiato scenografie, composizione, una regia pazzesca, per non dire niente, eppure farti sentire a un concerto di Liberato. Come hai fatto a mettere così in scena l'anonimato e a farci sentire tutti davanti al Liberato? Ma innanzitutto grazie dell'accostamento di prima, anche se ti avevo detto Coppola, non Scorsese. Scusate. Però lo sai, c'è, cioè, Scorsese secondo me. No, ha fatto i live. No, lui ha fatto i live. Ha fatto i live. Ha fatto dei live anche fighi, effettivamente. Lui, infatti, quando presenta i suoi live dei Rolling Stones, gli dicono: lui è un po' il Giorgio Testi dei sì, live. Esatto. Allora, secondo me, innanzitutto bisogna dividere. Ci sono tipologie di live, quando prima parlavi per esempio dei Blur di Hyde Park, quello era un lavoro live, impostazione multicamera, e quindi anche, diciamo, una ripresa fra virgolette
oggettiva, non lo so, nel senso che comunque anche meno invadente e non necessariamente mirata a far sentire lo spettatore lì con l'artista. Quando fai un documentario, soprattutto se il documentario è realizzato da persone, come diceva Francesco, io pure mi sono ritrovato a fare multicamera per sbaglio, ho fatto il centro sperimentale, sono andato a Londra e poi lavorando nella scena rock and roll di quel periodo, il live era l'elemento che molto spesso finiva nei music video, cioè tipo, che ne so, Pete Doherty piuttosto che, vabbè, tutta la scena rock di quel periodo si girava, si tendeva a fare dei performance video e molto spesso erano anche concerti veri e propri, quindi mi son finito a filmare delle cose che non avevo mai pensato a come dovessero essere filmate, quindi ho portato, facevo l'assistente alla regia in quel periodo in Italia, ho portato un approccio fra virgolette cinematografico, quindi col direttore della fotografia dentro, con le lenti cinema, tutta una cosa macchinosa per quel genere di roba. E quello che ho capito è che comunque, appunto, nel momento in cui approcci live venendo dal cinema, improvvisamente, innanzitutto devi dimenticarti del, non so, il concerto del primo maggio, quella roba lì con 15 camere, perché comunque non ti fanno sentire vicino. In più, appunto, se sei da solo con due o tre macchine da presa, da un punto di vista documentaristico riesci a far diventare il live quasi una scena di un film, perché poi ti sembra, appunto, ci sono tanti momenti sia girati in Europa che girati a Napoli, quasi questi piani sequenza a Napoli che sono molto carini a mano, per cui sì, stai raccontando un concerto, ma in realtà stai raccontando cosa sta vivendo in quel momento il cantante che va sul palco, poi che sia liberato, dove era difficile in questo caso, probabilmente il challenge iniziale più difficile, perlomeno dal mio punto di vista, quando pensavo, ok, dobbiamo fare sti live, come restituisci le emozioni al pubblico di una persona che sta cantando in quel momento ma non puoi vederlo in viso, quindi non sai se sta ridendo, sta piangendo, sta in playback, qualsiasi cosa, non lo puoi sapere, no? E alla fine probabilmente anche la bravura di Liberato stesso, che ogni concerto, perlomeno c'erano, ho visto anche delle modalità differenti di Liberato stesso di approcciare il concerto, un conto i piccoli club in Europa dove faceva così e toccava il pubblico, un conto Piazza del Plebiscito dove stava a 20 metri di distanza dalla prima fila, e quindi ogni volta ci ha dato delle cose differenti e ci ha messo anche, ci ha dato la possibilità anche di stargli talmente vicino per cui lui si è abituato subito alla presenza dell'operatore della macchina da presa, e molto spesso era anche lui, vi ricordo già dal secondo concerto in Europa con Jonas, che era l'operatore che stava sul palco per la maggior parte del tempo, era lui quasi a interagire, a portarlo all'interno della scena musicale, e in quel modo credo che siamo riusciti in qualche modo a far sembrare il live non necessariamente il concerto classico multicamera, ma qualche cosa di sicuramente più cinematografico e anche più personale, perché comunque poi per la prima volta lo spettatore aveva la possibilità di vivere da vicino quello che è un personaggio di cui si sa poco fa sul palco, soprattutto poi con un concerto come quello di Piazza del Plebiscito, con tutta quella tecnologia davanti, se stai in mezzo al pubblico, quando il LED è giù ovviamente vedi e non vedi, quindi la maggior parte del concerto le persone lo vivono come un grande spettacolo di luce, ma poco da un punto di vista umano, perché il cantante è troppo lontano e molto spesso in silhouette. Fatto un giro lungo per cercare di dare un senso alla domanda che avevi dato, che mi hai fatto. No, mi sembra tutto estremamente chiaro. Hai parlato proprio di queste differenze di live, no? Fatte da Liberato, appunto dal club alla dimensione gigantesca, non solo dal giocare paradossalmente fuori casa nella primissima data milanese, che diceva perché Liberato parte da lì, poi invece l'avete riportato a casa, follie come quella davanti al mare, meravigliose, e poi in giro per l'Europa, no? In questi casi come si fa a mantenere quell'identità ogni volta, nonostante sia tutto diverso, e ripeto, nonostante non ci sia proprio il cantante visivamente sul palco, ma c'è, ma non lo vedi, non empatizzi con le sue espressioni? Beh, diciamo pure c'è una scaletta musicalmente parlando, poi soprattutto se parliamo di Europa, è stato anche bello vedere come la scaletta Liberato, per quanto
potesse essere un artista poco conosciuto a Berlino, Parigi e Londra, comunque ha fatto sold out non solamente con italiani, ed è chiaramente un genere di musica che è molto europeo, soprattutto poi gli arrangiamenti live sono diversi, noi anche per motivi, diciamo, di diritti musicali, tutta una serie di intermezzi, transizioni che lui ha durante la scaletta del live non l'abbiamo potuti utilizzare, magari non c'era neanche la necessità di farlo, però comunque il concerto è quasi una traccia unica dall'inizio alla fine, quindi è comunque un'esperienza che va innanzitutto al di là della conoscenza dell'artista che stai andando a vedere, cioè comunque se sei un inglese a cui piace andare a un certo tipo di concerti ti divertirai al 100% al concerto di Liberato, anche perché poi io per esempio da romano il 70% delle parole non l'ho mai capite comunque, quindi non è che sia fondamentale, cioè più una sensazione. Perché è tipo i Sigur Rós. Tipo, sì. Quindi boh, era carino, mi ha fatto ridere, a un certo punto c'era questa mia amica a Milano, vedeva le stories su Instagram mentre stavamo in giro in tour in Europa, mi disse, ah, hanno portato un Liberato diverso stavolta, si vede che si diverte, cioè perché ballava di più. Ho fatto no, è che la situazione evidentemente più piccola, più intima e automaticamente performa in una maniera differente perché gli viene così. Però ecco, credo che la musica non è mai cambiata, cioè sono cambiate le luci, sono cambiate le dimensioni del palco, ma a livello musicale poi quello che era al plebiscito in versione IMAX era anche nel piccolo club. È tutto molto interessante, però io vorrei un attimo parlare di animazione. Cioè, siamo all'ARF. Siamo all'ARF, vogliamo parlare della parte, diciamo, più giapponese, se vogliamo chiamarla così, più anime, ecco. E quindi vorrei chiedere a te, Lorenzo, visto che prima si parlava di come Liberato contatti in maniera particolare, diciamo, i suoi collaboratori per la prima volta, se anche tu sei stato quello contattato in questo modo bizzarro, o altrimenti vorrei che ci raccontassi un po' tutto l'andamento iniziale dell'inizio del tuo progetto. Sì, io anche sono stato abdotto come dagli alieni da Liberato. E con un messaggio all caps sui social network, quindi sì. No, ma cosa c'era scritto? Si può dire? Non mi ricordo, mi ha scritto una roba tipo wei mostro. Sono molto bello. E poi, diciamo, è successo un po' di tempo fa. Io stavo cercando di rimettere insieme i pezzi della mia vita per fare il secondo volume di Geist Machine, e quindi gli ho detto, guarda, devo fare il secondo volume di Geist Machine, quindi dobbiamo aspettare. Mi ha detto, no, ma ti aspetto anche 5 anni, non ti preoccupare. E poi invece abbiamo fatto il film e il volume 2 di Geist Machine non è mai uscito. È andata così. Valsa la pena però, dai. Sì, sono molto contento. Ah, molto bello, molto bello. È stato... Quindi ok, quindi hai iniziato a lavorare così a questo progetto, e per quanto è durato? Ci vuoi raccontare un po'? Sì, allora dunque, correggetemi se sbaglio, perché è stato, diciamo, abbastanza abrasivo della mia memoria a breve termine come esperienza. Ma anche perché credo ci sia una differenza tra tempo reale e tempo percepito. Esatto, in una lavorazione esatto. Magari tu ora dirai, no, perché 6 anni fa, esatto. Invece era ieri. Per collegarci un attimo al panel di ieri, sei entrato nella stanza dello spazio del tempo. Esattamente, quindi no. Dunque, noi abbiamo cominciato a fare la preproduzione in estate, e non so, mi ricordo forse luglio, abbiamo cominciato a mettere insieme i primi pezzettini disegnati, e poi siamo arrivati fino, diciamo, la preproduzione si è un po', mi ricordo Giuseppe diceva, non dobbiamo sovrapporre, cioè una roba un po' da Ghostbuster, cioè che la preproduzione si accavallasse troppo con la produzione sarebbe stato problematico. Ovviamente si è accavallatissima per tutta la produzione, perché io sono stato lento, cioè abbiamo dovuto fare fronte, come dire, con dei limiti oggettivi, però ecco, l'idea di base è stata quella più o meno di concentrare poi la fase di animazione, che è quella che coinvolge un sacco di persone, quindi di provare a tenerla più compressa possibile per tenerla fattibile poi in termini di tempi e budget, e quindi diciamo che il grosso della parte operativa, cioè quando è iniziata la macchina sprombattuto, mi pare fossero i primi giorni di dicembre, occhio e croce, quindi diciamo da dicembre a l'ultimo secondo disponibile, per poi dover consegnare il film al ministero,
e io ero proprio convintissimo, dico vabbè, lo consegniamo, poi sarà una farsa, in realtà lo cambiamo in continuazione fino all'ultimo secondo, invece no, bisogna proprio consegnare un documento che resti, come dire, agli atti. E quindi il 3 maggio, se non sbaglio il 2 maggio mattina, tipo alle 2 maggio alle 6, alle 6 di mattina abbiamo consegnato il definitivo. Potevate fare una data emblematica e consegnare il 9 maggio, già che c'è. No, sono andati vicini. Ma noi lo speravamo tantissimo. Ma probabilmente in alcuni posti del mondo era già il 9 maggio. Probabilmente. Esattamente. Quindi no, è stato quindi diviso in due grandi blocchi di preproduzione in cui c'era un team più ridotto, più diciamo progettuale, e poi invece esplosa la parte operativa, che ha avuto poi un ritmo stranissimo, perché noi abbiamo fatto il film, diciamo, è diviso in quelli che noi chiamavamo blocchi, no? D'animazione. E mi ricordo questa sensazione del fatto che abbiamo fatto il primo blocco per fare la prova generale, no? E poi c'era sempre sto primo blocco e basta, cioè non arrivava mai il secondo, il terzo, e praticamente a un certo punto, nell'arco di una settimana, siccome quando tu lavori con l'animazione, l'animazione funziona in una maniera stranissima, perché tu hai tante persone che lavorano contemporaneamente a una fase specifica, no? Ad esempio la rough animation è quando tu hai l'animazione, diciamo, in cui lo stile grafico non è ancora quello definitivo, però cominci a ragionare sul tempo, quindi ti arriva tutta la rough animation, poi tutto il clean up, che è quando invece la linea viene fatta, diciamo, più precisa e conforme, diciamo, a uno standard grafico, poi c'è il colore e il compositing e quant'altro. E io mi ricordo che, per farvi capire, tipo 2 giorni dalla fine, tipo 2 blocchi mancavano, cioè non c'erano, non esistevano, e io vedevo lui che era tra il tranquillo di chi effettivamente è esperto, perché Giuseppe, grazie a Dio, è la persona più esperta del mondo, e il film è stato possibile perché c'era lui, e se chi no, non ha più organi interni, no, esatto. E poi era un sofubi di esatto, e quindi io non capivo se lui era effettivamente sereno oppure no. Però sa di fatto che in effetti poi il risultato gli ha dato ragione, perché appunto alla fine siamo riusciti un po', come dire, per rotto la cuffia, però impacchettare tutto, ed è stata un'esperienza eccezionale, diciamo. Quindi funziona come una curva super esponenziale, no? In cui a un certo punto arriva tutto, e la parte difficile qual è? È che quando ti arriva tutto non è detto che sia giusto, ok? Quindi la parte tosta poi è stato il fatto che questa fase finale acceleratissima, ad altissima efficienza, è stata anche un ambito di invenzione, no? Perché c'è stato tantissimo da inventare proprio nell'ultimo metro, no? Lo sprint finale, no? Sì, per certi versi è stata una delle fasi proprio più creative anche. Noi pensavo sarebbe stata una parte più meccanica, e invece c'è stato un grande lavoro, secondo me, di intelletto, proprio a capire come fare il meglio possibile con quello che c'era, no? Pazzesco. Comunque cioè, è un lavoro di design l'animazione, sì. Su tutta la linea, e questa fase finale è stato figo perché è stata una roba di progetto on the go, sì, in corsa praticamente. La fortuna di fare ARF, cioè, anzi forse l'unico motivo per cui lo facciamo, è quello di creare connessioni e riuscire a avere confronti con persone che sono eccellenze nel loro ambito, e offriamo questa cosa al pubblico, ma per noi per primi è una fonte di sorpresa e di interesse, per cui in questa sala tendiamo a coinvolgere sempre eccellenze dei loro ambiti, no? E se abbiamo parlato di quello che rappresentano Francesco Lettieri e Giorgio Testi nell'ambito appunto del videoclip, della regia, della messa in scena, della costruzione dei live, insomma, chi è qui sa bene che Lorenzo Ceccotti è una sorta di personaggio rinascimentale che eccelle nelle arti, come cioè io scriverei questa cosa nella tua carta d'identità, no? Una volta, scherzando e prendendolo in giro, diciamo vabbè, forse la cosa l'unica che potrebbe fare un po' del culo a Leonardo da Vinci, perché sta là e dice oh, questo se placasse un attimo. Però diciamo che la persona che lo ha coadiuvato nel realizzare questa parte animata e ha permesso di portarla a termine, no, non è da meno, perché insomma ora
saranno almeno 20 anni che conosco Giuseppe Squillaci. Giuseppe Squillaci è un regista, un produttore, un supervisore degli effetti visivi che ha sempre mostrato comunque un'attenzione particolare a quello che era l'ambito del design, del colore, dell'illustrazione, dell'immagine, dell'animazione. E in questo, insomma, ora sei produttore creativo di Ilbe Animation, Ilbe Animation, per cui vi chiedo un applauso perché è composta da uno staff di super professionisti con una passione sfrenata, che veramente fossero tutti così in Italia, Studio Ghibli proprio vatti a nascondere. E Giuseppe, come è stato portare questa barca in porto? Nel senso che avevi 2000 input, dovevi, era un film di Francesco Lettieri, scritto da lui, con la coregia di Francesco Lettieri e Giorgio Testi, poi arriva Vincenzo Ceccotti, arriva Lorenzo Ceccotti ai disegni e a unirsi a te alla regia animata. Poi questa roba va impacchettata e portata a casa, va coordinata un'equipe, vanno coordinati gli animatori, vanno trovati compromessi artistici per chiudere e portare a casa tutto. Come è stato? Beh, adesso che me l'hai raccontato mi ha messo ansia a ricordare tutto ciò. Invece ci piaceva pensare di aver finito, quindi in qualche modo c'è stata una magia. Però, allora, intanto come è stato un'esperienza eccezionale, perché il risultato ha rispecchiato, e questa è una cosa molto bella, l'amore e la passione che c'è stata messa da tutte e quattro le persone qui, ma non solo, anche da tutto il team di Ilbe Animation, che abbiamo tanti sparpagliati in sala, e da tutto il team che è di Liberato, tutti quelli che hanno red carpet, che hanno messo la loro testa e le loro capacità al servizio di questo prodotto. Quando dico questo intendo dire che il primo momento, che Lorenzo ci conoscevamo, ma sai, una cosa è conoscersi, una cosa è lavorare, e la prima cosa che ci siamo detti è: ma tu che vuoi fare? Io voglio fare una cosa bellissima, pure io, a posto, finito. Chiarito il fatto che lo scopo era fare una cosa bella, che invece tante volte c'è voglia di spazio, voglia di soldi, voglia di togliersi questo progetto per farne un altro, no? Ci sono tante cose che succedono tra professionisti, perché non sempre il progetto che ti capita è proprio quello che senti il tuo progetto. Qui c'è stato intanto la magia che tutti l'hanno sentito il suo progetto, e questo grazie a Francesco, che in qualche modo dall'inizio ha un po' ceduto dei pezzettini, no? Perché uno, sai, è geloso, dice questo. Invece piano piano ognuno di noi, da Francesco come regista, intendevo, Liberato come artista, Lorenzo come co-regista, disegnatore, cioè ci siamo dati ognuno all'altro delle parti, perché ognuno sentisse che stava facendo una cosa sua, e quindi ci abbiamo messo tutti tantissimo del nostro, e questo si vede, perché volendo fare una cosa bella ci si concentra solo su quello, nessuno si è concentrato su altre cose. Canto mio, chiaramente, io guido la famosa portaerei che cita Lorenzo, anche se preferisco il peschereccio, già gliel'ho detto più volte. Quindi io guido un peschereccio con tanti pescatori, tante reti da mettere a mare, tanto lavoro da fare. Che metafora quasi cristologica. Sì, no, siccome Lorenzo dice sempre: tu guidavi la portaerei, dato che in questo periodo le portaerei stanno un po', diciamo, di traverso, transatlantico, che non sia il Titanic, possibilmente, che si è capita pure quello. Un traghetto per Ponza o per Ventotene. Insomma, noi abbiamo questa bella barchetta piena di artisti, e su questa base abbiamo potuto innestare questo lavoro. Vero anche che non è stato un lavoro che è stato fatto nell'ordine in cui andava fatto, per tanti motivi diversi. Il primo motivo è avere, cioè io ho sempre lavorato dove sostanzialmente c'era una grande squadra, tutti forti, ognuno nel suo ruolo, e tutti che portano avanti le lavorazioni per arrivare al risultato. In questo caso forse è la prima volta che lavoro, se togliamo i film, quindi se parlo di animazione, con un grande artista, con una star, si può dire una star, anche una star mezza tagliata, no? Quindi c'è il taglietto suo fatto per completare questo concetto. Una star. Una star, e quindi questa star, no, significa comunque, a parte il concetto di eccellenza e di successo, ma il fatto che comunque noi avevamo una guida artistica fortissima. E comunque tutti dovevano arrivare a portare avanti quel tipo di disegno lì.
quando noi facciamo la CGI è chiaro che studi un personaggio, lo realizzi e poi tutti lavorano con lo stesso modello. Invece in questo caso il modello era il disegno di Lorenzo. E portare 70 persone a indovinare, ad allinearsi, a capire cosa gli piaceva e cosa non gli piaceva, ad accontentarlo da quel punto di vista e poi in realtà pilotare Lorenzo da dietro per arrivare a un certo punto che gli piacessero certe cose, perché questo era l'incontro, no? Un lavoro di mediazione o di ipnosi che lui per fortuna aveva già fatto, quindi io già dal tempo quando ha fatto l'ipnosi aveva messo i semi. No, in realtà chiaramente c'è un lavoro grosso giustamente di ricerca del compromesso e questo compromesso chiaramente è stato di altissimo livello, però l'abbiamo cercato nelle pieghe tecniche di questo lavoro, quindi abbiamo rinunciato a una voltata, abbiamo visto che un personaggio magari reggeva un primo piano più a lungo, l'abbiamo allungato, abbiamo concentrato le energie su cose molto difficili che però rendevano immediatamente forte il messaggio che stava in sceneggiatura, quindi è come se avessimo fatto un lavoro che non sarà replicabile facilmente, però di analisi talmente approfondita che abbiamo messo, come dire, ogni centesimo dove andava speso. Quindi noi l'ultimo mese e mezzo è stato grandissimo, Daniele e Giada che hanno seguito l'organizzazione di questo lavoro, abbiamo cambiato assetto del team in continuazione, togli 3 compositor perché ancora non ci servono, metti altri 2 animatori, togli un animatore che quello era bravo a fare i movimenti e prendiamo uno che è bravo a fare le ombre. C'è stato un lavoro da quel punto di vista, un mosaico che ogni giorno cambiava e quindi ogni giorno dovevamo sostituire, non più che sostituire, diciamo cambiare le strategie in campo. E io, scusate, ma vi devo chiedere un applauso anche per Daniele Giada, sì, proprio sì. Perché per fare questo lavoro e aiutare quella struttura cuneiforme che sta sull'acqua e deve partire da un punto A e raggiungere un punto B, così non abbiamo detto niente che non... No, ma Peschereccio è bellissimo, Peschereccio. È il nostro Peschereccio. Comunque ci vuole chi coordina tutti, chi segue le varie fasi e quindi complimenti e bravissimi. E proprio per sottolineare l'importanza del lungo segmento animato all'interno del film, sono di quanto parliamo? 32 minuti. 32 minuti, un terzo è proprio animazione. Il film è stato accompagnato dall'uscita del nuovo singolo di Liberato che si intitola Lucia, oltretutto bellissimo. Pezzo che spacca proprio tanto. È definibile, secondo me, scientificamente come earworm, cioè una roba che la senti e la fine. Cioè, sì, sì, è lì sempre. Micidiale. Ma poi anche che non ti fa sentire stupido se quando lo canti tu sotto la doccia fai quel. Lo fai, capito? Lo fai. Lo fa davvero? Non devi rivelare certe cose. Ora mi vergogno, no. Insomma, è stato accompagnato dall'uscita di questo singolo appunto bellissimo, ma totalmente basato sui disegni animati presenti nel film. E qualora non l'aveste visto, o anche se l'avete visto, è bellissimo rivederlo. Quindi prego la regia di mandare il secondo video, il videoclip di Lucia. Posso dire una cosa? Perché prima hai detto, poi hanno fatto il montaggio del video, è uscito questo. In realtà loro hanno consegnato il 2 maggio alle 6 del mattino, alle 9 del mattino poi abbiamo fatto la prima, diciamo, visione con le animazioni chiuse. Il 3 maggio abbiamo consegnato, abbiamo chiuso il DCP, abbiamo controllato, insomma, proprio la copia del film. Il 4 maggio, tipo la domenica, e poi il 7 maggio dovevamo andare a Milano per fare delle interviste. Praticamente, cioè, Lorenzo e Giuseppe hanno fatto quel video che non è solo un montaggio, ma ci sono una serie di effetti che hanno fatto praticamente nel fine settimana, e perché poi il video è uscito l'8 maggio a mezzanotte, è stato anche quello un lavorone, ecco, non è stato proprio un lavoro semplice. Lore, siamo tra di noi. Insomma,
quelli che compaiono nello schermo sono evidentemente le istruzioni di un videoregistratore giapponese, no? Cioè, dai, lo possiamo dire, che c'è scritto lì? No, 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 è tutto lo staff che ha prodotto la parte d'animazione e il testo sotto, come succede appunto nelle sigle dei cartoni animati, è il testo. Quelli sono i testi, quelli altri invece sono veramente i crediti. Sono i crediti, non avete nascosto insulti all'Italia. Ci sono anche insulti nascosti. Dai, esatto. Io non avrei perso questa occasione per infilare cose. Però bisogna leggere in giapponese e capire. Insomma. Esatto, peggio qua bisogna fare degli screen, prendete, buttarle su Google Translate, cercare di capire... lo faremo, io dai qualche pazzo lo faccia e scopriamo gli altarini dietro a quelle cose. No, e appunto, visto che come hai detto tu sembra la sigla finale di un cartone animato, vorrei chiedere a entrambi come è sorto questo concept proprio di farlo sembrare la ending. Ma Francesco e Liberato penso abbiano raggiunto alla fine questa idea di fare una sigla perché diciamo era un po' che mettiamola così. A gennaio tipo si è cominciato a parlare del fatto che sarebbe stato bello fare un videoclip, no? E più c'era questa cosa di dire sarebbe bello fare un videoclip e più noi diciamo tipo no, non vanno più i videoclip, è meglio se facciamo bene il film, perché il videoclip non riusciamo, cioè se già è un miracolo che consegniamo il film non ce la facciamo. Quindi man mano che ci avvicinavamo era chiaro che il videoclip sarebbe stato serenamente invece probabilmente un bel semilavorato che usciva fuori dal film, ok? Quindi provare a lavorare sull'animazione che avevamo già, ok, per farci una cosa. Quindi si era discusso ad esempio anche di provare a fare o una storia, una versione alternativa di quello che vedi nel film, cambiando solo il testo, no? Che appariva scritto sotto di sottotitoli, oppure insomma si è ragionato in questa direzione. E poi in realtà Francesco e Liberato hanno avuto questa idea meravigliosa di, in realtà per la fine, di fare la sigla, okay? Perché si era partiti all'inizio di ragionare sull'animazione televisiva giapponese, no? Quindi un po' alla fine è un po' uno scioggio anime televisivo. E quindi di riprendere quel tipo di estetica lì proprio. Anche perché poi comunque il ritmo della canzone richiama le ending, sì, no? Quelle più tranquille di solito, quindi ci Esatto. Sì. Beh, a questo punto avete... Scusate, magari prendo il microfono. A questo punto avete visto il videoclip. Stiamo parlando di come è stato realizzato questo contenuto inedito, dove andiamo a guardare dietro le quinte di questo film. Lo vogliamo vedere? Perché se non lo volete vedere non lo mandiamo. No, vogliamo vedere? Sì. Lo vediamo? Sì. Ragazzi, poi dobbiamo sparaflesciarvi dopo questa cosa. Però passando lì sotto quella cosa al neon, così dimenticherete. Però intanto godetevi il backstage. Vabbè. No, non è che se non vi è piaciuto lo dovete gridare così forte, c'è anche un po' di rispetto per il lavoro degli altri. Un applauso. Allora, Giuseppe. Scusa, ma visto che non gli è piaciuto, lo possiamo rimettere solo per me adesso? Magari no, qualcosa così si può fare. Quanto è bello! Madonna! Magari ve lo rimandiamo a fine talk. Potremmo. E, Giuseppe, abbiamo visto, insomma, una lavorazione importante, ci puoi dare dei meri numeri, parlare un attimo di che tipo di lavorazione è stata? Io ho visto una sublimazione dei trucchi più belli per fare l'animazione come va fatta, nel senso che il cinema è un gioco di prestigio, l'animazione è un gioco di prestigio carpiato, per cui ho visto usare tutta una serie di stratagemmi giustissimi per creare l'oggetto migliore artistico, lo stile di Lorenzo rispettatissimo. E, insomma, come avete lavorato? Allora, abbiamo lavorato in maniera giustamente rocambolesca, perché confesso che una cosa del genere prima di questa non l'avevo mai fatta, io per primo. E quindi l'abbiamo approcciata sapendo che stavamo entrando in una valle di lacrime, citando qualche film, per cui sapevamo che sarebbe stato difficile.
Prima di tutto per la durata, quindi insomma si cercava di inizialmente Francesco ci ha dato una sceneggiatura, probabilmente faceva 50-60 minuti, bellissima. Ma abbiamo di animazione, 60 minuti di animazione. Beh, sì, non ho capito perché non l'avete accontentato, no. Però. Perché siamo arrivati col fiato corto, un tantino corto. Comunque no, abbiamo giustamente misurato le forze, cioè il grosso diciamo del mio impegno è stato proprio quello di riuscire a trovare l'equilibrio perfetto tra quello che potevamo fare e quello che abbiamo fatto, e secondo me ci siamo andati molto vicini. Il film si nota, sì. Scusate. No, ci tengo a dire questa cosa perché sennò sembra che Giuseppe ha fatto un lavoro di semplicemente di amministrazione delle energie, ok? Io credo che Giuseppe ha fatto una cosa fondamentale, che è stata individuare quelle che erano le cose indispensabili di questo film, che è una cosa fondamentale, cioè lui ha fatto un lavoro a livello di regia, di progetto del film, che è stato quello di capire, di fronte a tutti gli stimoli meravigliosi che comunque ci offriva la sceneggiatura, di capire quelle che erano le cose che dovevano venire proprio bene, ok? E che dovevano essere quelle che, come dire, permettevano di uscire dal cinema emozionati, non so come dire. Sì, sì. E questa cosa qua, secondo me, è un po' più fico di semplicemente gestire l'energia per fare una maratona, capito? No, è dire? Giusto, grazie. Grazie veramente. Perché... Sì, è vero, c'è cioè il lavoro di selezione, cioè non di selezione, di programmazione, ma in realtà è stato un lavoro di regia pura, perché noi dovevamo cercare di raccontare una storia e abbiamo anche, poi insomma, poi chiaramente lavorando di martello, di pennellino, a seconda delle situazioni, abbiamo cercato di raccontare e di capire, per esempio c'è una cosa che ci siamo detti poi, forse solamente dopo le prime proiezioni, la difficoltà di raccontare quello che passa nel film, per chi l'ha visto comunque sa qual è il momento, è che tra Lucia e Liberato c'è una storia d'amore meravigliosa vissuta per anni e poi che finisce. In realtà noi quello che vediamo è solo il primo bacio e l'ultimo, e questo, cioè riuscire a raccontare questo momento qui è stato un intarsio di regia, per l'appunto montaggio, regia, fotografia e lavoro sia di illustrazione, di rappresentazione estetica da parte di Lorenzo, sia appunto quello di trovare il perfetto mix, perché non è per niente facile mantenere lo spettatore quando tu finisci un pezzo di animazione, poi ti vedi 25 minuti di concerto che spacca, che ti porta da un'altra parte, di video, di Napoli, di interviste, e poi rientrare lì avendo la convinzione che hai visto effettivamente una coppia stare insieme per 5 anni. E questo è stato il lavoro che abbiamo fatto insieme. Tornando un po' al discorso tecnico, chiaramente appunto la mia capacità probabilmente è quella di mettere insieme tecnico, artistico e di cercare di portarli avanti insieme. Ho avuto un team eccezionale, l'ho già detto, ma non mi stancherò mai. Abbiamo parlato della parte produzione, abbiamo Paolo Maddaleni qui, un grandissimo disegnatore. Federica, applauso a Paolo. Paolo Maddaleni, conosciuto anche nel mondo del fumetto, è amico di ARF. Sì, 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 è il nostro, diciamo, uno dei nostri pilastri in Ilba Animation, ma comunque un grandissimo amico, grandissimo artista. Insieme a lui adesso c'è Federica in sala, che anche lei ha prestato dal primo minuto. Per me è importante, cioè chiaramente mancano oggi, non li vedo, Massimo Alberto Croce e Lorenzo Fresta, che sono stati gli altri capi reparto, cioè tutto il reparto montaggio e il reparto animazione. E chiaramente le persone su cui noi abbiamo fatto affidamento dal primo minuto sono le persone che nel bene e nel male hanno assorbito tutti i colpi di un prodotto del genere, cercando di capire come cambiava la direzione, come, cosa avremmo potuto fare, perché poi... Ripeto, l'umiltà è quella di sapere io non lo so fare, cioè diciamoci questo, nessuno, anche Lorenzo, che dall'alto della sua non arte, undicesima arte, non ha mai detto ragazzi si fa come dico io. Ci siamo messi tutti al servizio di questo bel film e quindi ci siamo concessi sperimentazione e tentativi. Allora, tecnica, l'unica cosa che sapevamo è che non avremmo mai potuto portare a casa questo lavoro senza partire da un materiale fotografico. Abbiamo preso come riferimento Makoto Shinkai, forse la prima cosa che ci siamo detti alla prima riunione creativa che abbiamo fatto, tranquilli ragazzi, con questa tecnica noi veniamo veloci perché ci date le fotografie e noi ci dipingiamo sopra, abbiamo fatto. In realtà sono successe due cose. Uno, le fotografie bellissime, ne avete visto una piccolissima selezione, perché poi anche in questo montaggio dove ci ha aiutato Giovanni, che qui si è offerto
stavolta si è immolato lui, io poi piano piano li cito tutti, no? Però si è immolato lui per montare questo making of. Ci hanno dato non so quante migliaia di fotografie, Francesco e Gianluca Palma, che ricitiamo un'altra volta. L'unica cosa, fammelo fare adesso, sennò poi me lo scordo, una cosa importantissima del film che viene detta poco è l'audio, che si dà per scontato essendo un documentario musicale, ma in sala si ha proprio la sensazione di stare a un concerto, quindi i nostri autori dell'audio, poi li ringrazieremo di nuovo, hanno fatto un lavoro eccezionale. Comunque, le fotografie, tantissime fotografie, tra le quali poi insieme a Lorenzo abbiamo scelto quelle che ci potevano dare il racconto, perché Francesco e Gianluca ci hanno dato una copertura totale degli ambienti che loro pensavano giusti per il film. Chiaramente noi conosciamo Napoli da turisti, loro sono napoletani, sanno esattamente com'è l'ambiente, come si sta dentro. Gianluca un po' di meno, però segue Francesco, insomma ci hanno dato, un po' meno napoletano intendo, ci hanno dato questa visione esatta, che è la stessa visione. Abbiamo detto partiamo, cioè per unire questi due mondi vogliamo avere la visione di Francesco dal punto di vista come quello che faceva per i videoclip, quindi uno scouting di location e di punti di vista, e unirlo insieme alla visione di Lorenzo, che è quella poi del colore, della linea, di tutto questo. E dal primo giorno abbiamo cominciato a sperimentare. Quei due che si sono visti accelerati sono i due tutorial che ci ha fatto Lorenzo per i nostri disegnatori, su cui appunto loro si sono immolati dal primo giorno, per capire come raggiungere un risultato pittorico partendo da una fotografia che teoricamente ci eravamo detti sarebbe questo qui, diciamo una cosa che tanto vi dico, maledetto, perché doveva essere un lavoro abbastanza trasparente. Abbiamo una bella fotografia, la trasformiamo in un bel disegno, e invece abbiamo cambiato prospettiva ogni tanto ci abbiamo aggiunto una luce, poi ce ne abbiamo aggiunte due di luci. È l'arte che lo richiede. Il colore, l'arte lo richiede, esatto. E poi abbiamo detto no, è stato bellissimo. Infatti l'arte avvicina a Dio. Avvicina a Dio nel senso che proprio ti sdraia, diciamo, in alcuni momenti. No, però è stato bellissimo perché poi a un certo punto vedevamo che ci mancava un pezzetto nella sola trasposizione della fotografia in termini pittorici, e poi tutto sommato ci siamo arrivati anche avanti nel senso della produzione, a dire qua ci servono delle indicazioni di colore chiari per tutti, quindi qua sono passate anche le color key che ha fatto sempre Lorenzo, cioè delle segnalazioni di palette cromatica da utilizzare per il ritocco, cioè non è il ritocco fotografico, perché poi le fotografie sono state ritagliate, rimesse insieme. C'è stato un passaggio anche molto lungo che abbiamo chiamato photo bashing, cioè prendi le foto, le ritagli, le rimetti insieme, quindi da 6, 7, 8 foto ne ricostruivamo una con la prospettiva che ci piaceva, con l'angolo, col punto di vista che aveva fatto Lorenzo, perché poi in realtà, come tutte le cose, magari è un processo lineare. In alcune situazioni abbiamo avuto le foto prima e abbiamo quindi lavorato sulle fotografie, in altre situazioni le foto sono arrivate dopo, quindi Lorenzo aveva già disegnato dei punti di vista, magari metteva solamente le linee prospettiche, e poi dopo, siccome il tempo era quello che era, se Lorenzo ha già disegnato i personaggi, l'ha già messo in posa, ha già fatto la prospettiva, abbiamo già fatto l'animatic, che l'animatic è quel passaggio con i disegni fissi o quasi, che comunque ti dà il timing della storia, nel quale fai un montaggio a priori, no? Cioè tu monti dei disegni sperando che poi l'animazione arrivi lì, perché poi è difficilissimo montare. Qui è stato bravo Massimo e Alberto Croce insieme a me a dare un tempo a un disegno. Cioè un disegno quanto dura? Un secondo, tre secondi? Perché la percezione di uno spettatore cambia completamente. Tu con un disegno ti accontenti, cioè per assurdo lo puoi guardare per più tempo, perché è un bel disegno, è fisso, e allora ti concentri sul dettaglio, se è disegnato bene la mano, cosa ci sta dietro, eccetera. E quindi lo puoi lasciare anche 3-4 secondi e sei felice, come un fumetto, no? Tu un fumetto, apri la pagina, se ti piace la puoi leggere e riguardare, starci sopra, a goderti il disegno. Quando invece ci sono tutti quegli altri elementi, tutto che si muove, il colore, la scena, le nuvole, eccetera, eccetera, in qualche modo tu hai bisogno che questa scena ti racconti qualcosa, e quindi segui altri parametri, altri contenuti all'interno della scena, e quindi magari quella velocità deve cambiare. Allora nell'animatic, che l'abbiamo messo uno intero, un pezzettino intero, devi dare questo tempo, è tutto di pancia in qualche modo, cioè devi dire secondo me questa scena mi emozionerà durando così tanto, e insomma quasi sempre ci abbiamo, perché poi dopo qual è la cosa assurda?
che all'animatore tu gli dici mi devi fare 28 fotogrammi, mi devi fare 6 secondi, non è che gli dici tu intanto anima e poi io taglio, perché ogni disegno in più è un disegno, perché non ci scordiamo che questa animazione è disegnata. E qui sempre, diciamo, è stata una guida dura all'inizio da parte di Lorenzo, dura non nel senso umano ma nel senso tecnico. Certo, come no, una sfida. Perché una sfida, perché abbiamo detto, cioè lui ha detto no, disegniamo tutto. Ho detto beh, ma col computer cioè, abbiamo dei trucchi, possiamo fare delle cose che si muovono. No, deve essere tutto disegnato. Dice, facciamo no, no, lui secondo me ti ha risposto, sì sì appunto, disegniamo tutto. Sì sì, esatto, sì certo. I famosi compromessi tutto. Di cui parlavamo prima. I no? Compromessi, i compromessi. No, però poi uno dei compromessi è stata la tecnica, questa tecnica di animazione si chiama Full Limited, che è una tecnica per intendersi ripresa da Conan di Miyazaki, per esempio, in cui... Curioso che Lorenzo abbia voluto fare qualcosa. Molto curioso, infatti gli ho detto guarda, scegli tra questa, diciamo, gli ho dato dei riferimenti, scegliene uno, lui ha scelto proprio quello, che è strano. No, comunque quello lì a livello tecnico, a parte la meraviglia del prodotto in sé, ma porta avanti quella che è poi l'animazione televisiva giapponese, cioè fare, cioè muovere solamente i disegni che hai bisogno che si muovano e trovare un equilibrio difficile. Infatti a lui gli dicevo ma come faremo noi a capire qual è il disegno che possiamo tenere fermo e quello che invece si può muovere, perché poi la bellezza è tutta lì. Se uno analizza un cartone animato giapponese televisivo senza andare sulle produzioni in cui si muove sempre tutto, tu ti accorgi che loro scelgono cosa muovere e cosa non muovere con un'arte che è impossibile da decifrare, cioè mentre lo guardi ti sembra che si muove tutto, che è tutto giusto, poi lo riguardi dopo e dici questo mi ha tenuto un monologo interiore su un disegno fisso in cui c'è solo una pupilla che vibra. Poi a un certo ammirazione punto sfrenata. L'animazione parte e comincia a muoversi tutto all'improvviso, perché magari c'è una scena action e noi invece avevamo una situazione romantica, quindi cosa si muovesse e cosa no l'abbiamo scelto insieme per furbizia, per sopravvivenza, per bellezza, e quindi è stato quello il grosso lavoro e sfida. Guarda, ti dico da spettatore, perché voi sicuramente avete visto queste scene miliardi di volte, quindi... solo in blocco uno migliaia di volte. Gli altri li avete visti al cinema, sì, però probabilmente conoscete pregi e difetti di ogni scena. Io dico che da spettatore il risultato incredibile è che la sensazione è quella di un'omogeneità qualitativa in ognuno dei 32 minuti. Non c'è mai la percezione che a un certo punto ci siano dei cali o no, perché è tutto calibrato. È chiaro che ci sono delle sequenze che resteranno per sempre nel cuore degli spettatori, e io sentivo in questi giorni chiunque fermava Lorenzo e aveva visto il film gli citava il bacio, il pandino e le cose, perché sono anche potenti in termini iconografiche, no? Come immagini. Però volevo chiedere a Lorenzo una cosa. Quando ho visto il film, una parte del mio cervello è esploso in omaggio a Otomo, perché a proposito del design dei personaggi, cioè questa cosa di non di dover stilizzare le fattezze di Liberato, no? E quindi da bambino con la maschera, da adolescente col ciuffone. Ora, parlando proprio di archetipi anime eccetera, Il ciuffone davanti identifica proprio il badass per eccellenza, il cattivo in un certo senso, il cattivo che magari dopo diventa anche buono, oppure diventa oltre, tipo Capitan Harlock, però stiamo parlando quindi o di qualcuno estremamente risolto o estremamente manipolatore, no, cioè, chi guarderà il film vede che il ciuffone è proprio per quello che non solo è più fragile, è più all'angolo, ma è proprio uno a cui devi voler bene, cioè tu gli vuoi bene nonostante non gli vedi mai gli occhi e le espressioni. Quindi io so che tu su sta cosa potresti fare una masterclass di un'ora e mezza su come sei arrivato a quel design, però ti chiedo, nei limiti di quello che si può dire di fronte a un convivio umano, come fa? Come? Allora, sedete, mettetevi comodi. No, adesso cerco di essere veramente stringato. Ma perché sennò, cioè... No, è che io ti ascolterei veramente per l'ora e mezza che diceva Mauro. Per quel... Ok, loro mi sa che voglio andare a pranzo a un certo punto. Però quello che volevo dire è che la parte difficile l'hai detta bene, no? Perché se pensa a Jigen, no? Cioè, Jigen è un personaggio meraviglioso, no? Dell'animazione, però è veramente il più figo del mondo, risolto, indeformabile, ok? E se pensi anche, che ne so, a Hayato di Jet Robot, cioè tutti i personaggi col ciuffo sono
ovviamente più fighi in assoluto. Hai perfettamente ragione. E dall'altra parte noi avevamo un problema di emotività da trasferire, e soprattutto la regola numero uno che ci siamo dati con Giuseppe, con Francesco, è stata quella di dire: noi a questi due li dobbiamo proprio volere benissimo, ok? Durante il film, alla fine del film, te ne devi andare che gli vuoi bene, ok? Quindi avere un personaggio col volto coperto, non gli puoi vedere mai gli occhi, non sai come è fatto e quant'altro, diventava chiaramente un limite gigantesco. In più sono dei personaggi che hanno anche un'evoluzione grafica, diciamo, Liberato meno, Lucia tantissimo, che cambia proprio tanto come personaggio, perché diciamo c'è un po' questa idea del fatto che Liberato rimane un po' fermo, no? Mentre invece Lucia continua a cambiare di continuo, no? Fino a quando proprio non la acchiappi più. E diciamo che era complesso anche avere così poco tempo di film a disposizione, e in più con questi intervalli giganteschi fra una sezione e l'altra, per creare quel minimo di filo emotivo. E quindi il lavoro è stato grande proprio sulla qualità dei disegni dei personaggi. Quindi ad esempio c'è un lavoro grandissimo sulla recitazione di Liberato, cioè Liberato alla fine diventa tenerino per come si muove, ok, principalmente. E cioè con lo stesso design statico probabilmente tu ci fai anche un personaggio cattivo, se vuoi, no? Un paio di scene in cui diventa, esatto, sì, ce n'è una con le spalle molto larghe, e però è una scena eroica, quindi ci sta. E però è il lavoro, diciamo, di attenzione è stato proprio tanto sulla recitazione, per fare in maniera che ogni singola volta che li vedi, quando li vedi, dicono tanto, ok, quanto più possibile. Quindi c'è stato un lavoro sia di design, ma soprattutto di recitazione. Sì, perché la recitazione poi è postura dei personaggi. Naturalmente sulla postura, uno col cappuccio e il ciuffo può diventare un supereroe, uno che se vuole ti mena, come si dice, oppure diventa un ragazzo. Infatti lì è stata proprio anche posa della macchina, cioè posizione di macchina da presa. Liberato è sempre defilato nelle inquadrature, è sempre di lato, è sempre da dietro, perché inizialmente noi addirittura volevamo proprio non vederlo mai frontale. Quindi i primi storyboard che abbiamo fatto erano con lui sempre di lato, di terza, di quinta, insomma non si vedeva mai. E poi arriva la nota di Francesco: gli facciamo un primo piano. Quindi diciamo, adesso primo piano. Ma ci sta, se no il rischio era l'effetto Bart, quando sì, nella famosa puntata di Simpson, dove Bart è nudo e c'ha sempre un oggetto davanti, esatto, che allora impedisce. Mauro mi conosce e sa che io ho una venerazione per determinati film, cioè che sono quei pochi sacri, ok? Uno, ad esempio, per me fondamentale è Alien, ok? E secondo me Liberato è un po' come Alien, cioè che meno lo vedi, no? E più è figo, ok? Quindi tra l'altro Alien non ha gli occhi, attenzione. Esattamente. E Liberato però non ha due file di denti. Però ecco, la cosa che era interessante era il fatto di capire se mostrandolo frontalmente, anche se completamente coperto, in qualche modo facesse un po' l'effetto del Diabolic di Bava, che esce vestito tutto di nero però a mezzogiorno, no? Che dici? Che senso ha? E quindi diciamo quella è stata una sfida grande, no? È stata semplicemente verificata poi andando avanti piano piano con lo storyboard, con l'animatic, e capire poi qual era l'effetto finale. Però ecco, il lavoro lungo è stato quello. Io diciamo una delle cose più impegnative da un punto di vista operativo è stato quello che, siccome normalmente quando tu disegni dei personaggi per l'animazione si opera facendo un model sheet dei personaggi. Model sheet è un documento in cui tu metti il cosiddetto turnaround, cioè il personaggio disegnato da vari punti di vista con dei set di espressioni, un po' li avete visti nel video di making of, però generalmente quello comporta il cosiddetto periodo di messa a modello, che è una fase in cui gli animatori si studiano lo stile, diciamo, di quello che è il designer, e per arrivare, no, ad avere un'omogeneità stilistica. Questo tempo non c'era, ok? Quindi abbiamo deciso di optare per una strada un po' diversa, che è quella in cui io ho disegnato tutti i layout del film. I layout sono le pose dei personaggi già clean upate, illuminate e disposte correttamente all'interno dello shot, no? E questa cosa qua mi ha permesso a quel punto di avere un tale controllo sulla recitazione
perché gli davo le pose A-B proprio agli animatori più delle volte, e questa cosa qua ci ha garantito di avere un rapporto molto facile con Lorenzo Fresta. Lorenzo Fresta è stata una benedizione per questo film, perché è un animatore che ha praticamente il suo DNA, okay, da un punto di vista artistico è allineatissimo con quello che cercavamo, ovvero l'animazione full limited. Ci siamo intesi subito, devo dire, è stata una fortuna grandissima, e lui quindi aveva questi strumenti con cui poteva tagliare molto tempo, no? di chiacchiere. Generalmente era meglio se ci fai un disegno, e così è stato, insomma. No, scusa, avete parlato veramente tanto, è stato tutto molto interessante, però adesso io vorrei ritornare a Francesco, nello specifico in realtà. Ti volevo chiedere, allora hanno appunto, come ho detto, parlato lungamente in maniera molto interessante dell'animazione, però abbiamo visto sia dal trailer che da quello che diceva Mauro, che nel film è presente anche una forte componente live, sia live action che di riprese dei concerti. Come è stata la scrittura, cioè come è fatto a far convivere tutto quanto in fase di scrittura? Ma in realtà fin dall'inizio l'idea era molto chiara, cioè ci sono tre anime del film che sono quella dei live, da cui un po' si è partiti perché c'erano questi tre live a Piazza Plebiscito che sono un po', diciamo, stato il gancio per partire proprio la produzione del documentario, quindi sicuramente dovremmo fare delle riprese e far vedere questi live. Poi c'era, diciamo, il racconto che secondo me era interessante, perché non era il solito racconto, l'intervista al cantante che ti racconta, insomma, la sua vita, che può essere più o meno interessante, ma c'era il racconto invece di come questo progetto è nato ed è diventato, diciamo, nazional popolare in pochissimo tempo e in maniera molto punk, no? Quindi secondo me era divertente, anche perché era una cosa che avevo vissuto e conoscevo e pensavo che poteva essere interessante. E poi c'è la parte di storia, cioè che poi per me era alla base di tutto, cioè facciamo un documentario sul Liberato, però poi non diciamo niente di Liberato, stiamo proprio andando contro il primo interesse di chi va a vedere il film, no? Quindi dobbiamo dare delle cose, dobbiamo dare dei punti cardine, quindi raccontiamo la storia di Liberato come un ragazzo, diciamo, con un grande talento è diventato Liberato. E non possiamo farlo, secondo me, prendendo un attore e facendolo recitare, perché già questo appunto avrebbe dato l'effetto super quark quasi, no? Sì, e non solo, avrebbe dato proprio l'effetto ricostruzione brutta del documentario, diciamo, televisivo. Anche quindi, perché cioè, l'avrebbe fatto Favino e avrebbe fatto strano Beppe, no? Fiorello nel ruolo di Liberato. E quindi abbiamo pensato che la cosa migliore, anche perché poi Liberato in realtà aveva cioè proprio lui per suo gusto interesse verso l'animazione, l'anime giapponese, quindi abbiamo pensato che era perfetto raccontarlo con un linguaggio più, diciamo, onirico, più che veniva dal mondo, diciamo, della favola, in cui potevamo anche prenderci un po' di licenze poetiche e quindi raccontare una cosa che era al limite tra il vero e il non. E quindi c'erano queste tre anime ed era molto in sceneggiatura, diciamo, era molto semplice, cioè concerto a Berlino, intervista come nasce Liberato, video 9 maggio, primo episodio, capitolo infanzia, concerto Londra, e insomma, quindi era tutto molto schematico, ABC. Alla fine poi è rimasto più o meno così, abbiamo solo spostato il primo capitolo, perché all'inizio appunto c'era live, interviste, animazione, e ci siamo detti fin dall'inizio che per dare importanza all'animazione, per non dare l'idea dello spettatore che l'animazione fosse una cosa, diciamo, a corredo in qualche modo, una cornice, un qualcosa che... ma che invece fosse la storia, abbiamo spostato all'inizio, quindi è diventato praticamente l'inizio del film, c'è un piccolo intro e poi parte la storia, che è quella di Ti Liberato da piccolo col nonno, che poi è il traino della storia, cioè poi la parte più narrativa, che anche la parte più emotiva. E
Poi al montaggio in realtà è stato abbastanza rispettato, a parte il fatto che c'era un capitolo in più e che è stato tagliato. quindi abbiamo nel nostro schema ABC abbiamo avuto a un certo punto un problema, però alla fine appunto io come aveva detto prima Giuseppe ho scritto mi sa 50-60 pagine di sceneggiatura. Che poi erano proprio quelle dove dicevate chi è liberato. Esatto. Ma pensa te. Purtroppo. Vabbè, è andata così. Avete fatto come Spielberg con lo squalo, diciamo, facciamolo esatto. Vedere il meno possibile. Sì, no, c'era un capitolo in più che in realtà sarebbe durato poco. No, all'inizio erano 20 pagine, poi dopo erano diventate 5, poi alla fine l'abbiamo tolto. In realtà io un po' sapevo fin dall'inizio, no, che c'è appena c'è l'animazione, ah sì, bello, facciamo 20 minuti. Cioè, no, 20 minuti in un film... cioè non sono niente, diventano appunto dei pezzetti di storia, deve essere almeno mezzo film, quindi io... Il reparto animazione piangeva e sudava intanto. Sì, e in realtà sapevo che poi a un certo punto saremmo arrivati al centro più o meno di questa cosa, e secondo me è giusto che sia stato così, perché poi quei 30 minuti danno l'idea di una storia effettivamente e di essere il cuore del film. Fossero stati di meno sarebbero stati un po'... così dei pezzetti di storia così buttati lì. L'aspetto musicale è fondamentale appunto del film, come accennavamo, è quello proprio del sonoro. Io ho visto il film in una sala nell'Atlantic, cioè uno dei cinema forse peggiori dell'universo, però con Baciava, con l'Atlantic che salutiamo, e praticamente parte il film che poi cominciano i trailer che erano bassissimi, quindi il mio primo pensiero è no vabbè, abbiamo sprecato ste due ore, tanto lo andremo a rivedere, non vabbè, cioè questa è buttata questa visione. Poi parte il film, un sonoro di Cristo, cioè mezza sala ha pensato che saremmo morti lì con le mura dell'Atlantic che ci cadevano addosso. L'altra metà cantava, è stato un happening il film, alcuni piangevano emozionati dalla cosa, quindi l'audio funziona benissimo, ma soprattutto siete riusciti in un'amalgama di riprese live action, di interviste, di riprese dei live e cartone animato che invece funziona benissimo, cioè c'è proprio un'amalgama completa nel film in cui senza soluzione di continuità passi da una fase all'altra senza accusarla. E in tutto ciò il sonoro lega tutto in un modo incredibile. Fatto sta che l'esperienza che uno vive, sei uscito dalla sala, a parte che ne volevo ancora, come quando vado a un concerto, ma era proprio quella di un concerto, cioè sono stato un'ora e mezza a ballare, sentire, fare. Questo approccio del film, molto musicale, molto come un unico grande concerto, ma era una scelta iniziale? Non lo so se la definizione concerto sia giusta all'uscita del film, secondo me la cosa che lo rende speciale, a differenza di tanti documentari che raccontano magari la vita di un artista, che però ha preso parte in maniera veramente limitata alla lavorazione di quel progetto e che è liberato, è stato dentro il progetto anche in fase di post-produzione. Da un punto di vista sonoro, la cosa speciale di questo film è che comunque appunto è come se fosse liberato, ha fatto dei dischi e poi a un certo punto anziché fare un disco ha fatto fra virgolette un film, nel senso che comunque c'è l'anima diciamo registica in quest'opera, però è come dire, il proseguimento di un percorso anche artistico musicale dell'artista che viene lavorato, che viene raccontato. Quindi la cosa probabilmente che lo rende speciale è che riesce ad amalgamare queste tre parti separate, che comunque io mi stupisco sempre come ogni volta arriva il secondo capitolo dell'animazione mi sembra come se il primo è appena terminato. Io non c'ho mai la sensazione di dover recuperare quello che ho visto 15 minuti prima, mi sembra tutto fluido, perché comunque c'è un pensiero sia a livello di sound design, sia a livello di colonna sonora, sia a livello anche di come le musiche scandiscono la carriera dell'artista che viene raccontato, che è certamente unico, comunque diverso dalla maggior parte dei prodotti documentaristici che raccontano appunto musicisti. Sì, infatti è proprio un oggetto unico. Ho tempo per una sola domanda del pubblico. Mazza, sei stato rapidissimo. Perché quante ne vuoi fatte? 18. Ne ha 37. Allora,
una per Lettieri, una a testa, no, non una, vale, no, una per, è una curiosità. Per Lettieri volevo dire se effettivamente in programma l'uscita appunto della soundtrack. Mi ricordo, avevo ascoltato in una vecchia tua intervista che c'era questa idea. E poi la scelta, dato che è l'ARF, il Festival del Fumetto, la scelta del Comic-Con del 2015, se è un fatto che hai voluto tu oppure riprende parte della vita reale, diciamo, del racconto del personaggio. Mentre per Lorenzo volevo dire se effettivamente questo ti darà anche la possibilità di poter lavorare su altro dal punto di vista dell'animazione. Ricordo ancora Golem che... Ricordiamo il poro Golem. Okay, allora, prima domanda, oddio, qual è? Mi sono dimenticato. Ah, della soundtrack. Boh, dobbiamo chiedere al Liberato. Sto mandando messaggi da, non so, da una settimana. Cioè, ma allora soundtrack dobbiamo fare? Boh, sarà in vacanza, quindi non lo so se uscirà mai questa soundtrack. E poi il film andrà su Netflix a settembre, magari per settembre riesce a fare questa cosa. E invece sul Comic-Con c'era già in sceneggiatura la storia, insomma, di Lucia che alla fine, insomma, tornava da Tokyo e arrivava a Napoli al Comic-Con, e quindi da lì poi penso ci sia stato un gancio automatico, perché il Comic-Con capitava proprio in quella settimana. Forse sei stato tu il gancio per il Comic-Con, cioè capitava proprio in quei giorni a ridosso dell'uscita del film, e quindi insomma è stato abbastanza naturale. Penso che quando ci siamo sentiti con il Comic-Con loro sono subito, insomma, si sono presi bene, e quindi abbiamo fatto la presentazione lì. Sì, no, allora, riguardo all'animazione, quello che posso dirti è che sicuramente facendo questo film ho imparato un sacco di cose in più e ho preso un po' più di consapevolezza del fatto che se lo voglio fare un film d'animazione lo riesco a fare, che è una cosa grossa proprio, cioè come quando qualche anno fa ho capito che riuscivo a fare i libri e fumetti, no? Quindi è un momento di presa di consapevolezza importante, e poi il resto, come dire, quello adesso devo proprio finire i miei libri, devo proprio farli, quindi poi quando ho finito i libri se ne riparlo. Sì, quello sì. E per concludere questo excursus tra tutto, insomma, questo film multifacce, che però c'ha solo quella di Liberato, alla fine tutte vanno a comporre quella lì, mi piaceva condividere con voi una riflessione di chiusura legata al fatto che voi, come dicevi te prima, dovete raccontare una storia di un personaggio che ha un segreto, no? che non rivela. E proprio per ragionare sulla la negazione, cioè una volta che hai visto la sua faccia cosa cambia. C'è una storia legata, visto che mi piace chiudere le cose circolarmente, abbiamo nominato Scorsese all'inizio. Come sapete, Scorsese ha lavorato tanto con la musica e ha fatto due documentari meravigliosi su Bob Dylan. Uno che è No Distance, No Direction Home, esatto, e l'altro è quello che racconta la tournée di Rolling Thunder e intervista le persone che erano state a quella tournée. A un certo punto scoppia il caso, perché esce fuori che le persone che lui intervista e che dicevano che erano state alla tournée non erano vere, erano attori, tra cui Sharon Stone, per dire, no? E intervistato da questo critico che se la sentiva caldissima, e gli dice: perché tu hai ingannato, quelli erano finti, invece hai detto che erano veri? E Scorsese, da meraviglioso punk qual è, gli ha detto: mi dispiace essere io il primo a dirle alla sua età che il cinema è finzione. E praticamente dice: però il cinema con la finzione dice la verità, racconta delle cose. Quindi lui spiega che tutte le dichiarazioni che uscivano erano vere, erano tratte da libri, da interviste. Ora che il cinema, usando la finzione, dica, racconti storie vere, meravigliose, che cambiano la vita di tutti, voi l'avete dimostrato, perché appunto mettendo attori che impersonavano Liberato da giovane o da piccolo sarebbe risultato tutto ancora più falso, no?
mentre invece affidandovi alla stilizzazione dell'immagine, quello diventa universale, quello è oggettivamente liberato da piccolo o liberato da adolescente. Per cui grazie per averci dimostrato ancora una volta che la forza del cinema è proprio quello di inventare, falsificare la realtà per renderla ancora più vera. Grazie. Grazie. Un applauso a Giorgio Testi, Francesco Lettieri, Lorenzo Ceccotti, Giuseppe Squillaci, al Red Carpet che ha reso possibile questo incontro, i materiali che avete realizzato per noi. Grazie per aver fatto questo film, per aver partecipato, e grazie a tutti voi per essere stati qui con noi.